completare il quadro. Allora, un altro concetto che ci consente di completare il quadro è l'effetto della reazione sui poli del sistema. Sui poli del sistema. Voi sapete che i poli sono una proprietà del sistema che, come dire, poi appare in tutte le funzioni di trasferimento, quindi anche in quella che stiamo considerando. Prendiamo la funzione di trasferimento per come l'abbiamo definita, vedete, ha un'espressione di questo tipo. Quindi diciamo che a con E è la funzione di trasferimento quando beta uguale a 0, quindi il sistema in cui io disattivo la reazione. A con F è la funzione di trasferimento del sistema in cui la reazione è attiva. Che differenza c'è tra i poli di uno e i poli dell'altro? Quello che si vede abbastanza bene è che i poli di A con F sono gli zeri del fattore di reazione. D'accordo? Quindi questo è il primo aspetto importante da tenere presente. I poli di A con F, quindi poli del sistema reazionato, che vuol dire, scrivo tra parentesi, sistema reazionato. Reazionato vuol dire dove c'è una reazione, sono gli zeri del fattore di reazione. Quindi a seconda di dove, di come scelgo beta, cambia il fattore di reazione, cambiano gli zeri e mi cambiano anche i poli. Quindi devo sapere che impatto ha sui poli la reazione che faccio. E questa è una cosa importante, anche perché, come sapete, diciamo, se i poli vengono piazzati diciamo in modo non opportuno, tipo vengono piazzate parte reale positiva, poi il sistema diventa instabile. Quindi la reazione fatta in modo come dire, non ben ragionato può rendermi il sistema instabile, quindi tutte le considerazioni che ho fatto prima sull'impedenza, funzione di trasferimento eccetera non mi servono più a niente. Se il sistema è stabile è difficilmente utilizzabile. E quindi dobbiamo essere consapevoli di dove vanno a finire i poli. L'altra cosa che potete notare è che invece gli zeri di A con F sono gli zeri di A con E. Quindi in pratica la reazione non ha un effetto sugli zeri. Questa piccola altra osservazione la segniamo. Quindi gli zeri di A con E sono gli zeri di A con F. Questo si capisce bene perché, come vedete, quando A con E è uguale a 0, anche A con F è uguale a 0, quindi gli zeri sono esattamente gli stessi. Ok? A noi per questo ci conviene concentrarci sui poli. Allora, io non voglio fare una trattazione generale di dove vanno a finire i poli. Questa è una cosa che di solito si fa a teoria dei sistemi, insomma, o controlli, secondo un po' dei casi. Non so se, non mi ricordo a questo punto se è una cosa che in programma voi avete, però non è caso di farlo in modo estensivo nell'ambito del corso di elettronica. Quello che vi voglio far vedere sono tre casi semplici, quindi senza generalizzare alla totalità dei casi, però sono tre casi semplici abbastanza ricorrenti che permettano un po' di capire che cosa succede. Ok? Quindi concentriamoci solo su questi tre casi e prendiamo... primo caso, il caso in cui beta sia una costante e A con E sia un sistema con un polo solo, quindi A con E sia una cosa del genere, A con E 0 è diviso 1 meno S su SP, un polo, che per esempio è il caso in cui l'amplificatore, la rete di azione sia un amplificatore operazionale, che possono descrivere come un sistema a un polo dominante, no? E quindi non è un caso. Beta costante vuol dire beta resistivo, come l'esempio che vi ho fatto prima, no? Beta era un rapporto di resistenze, quindi era una costante. Quindi non è
un caso, è esattamente il caso di prima, per esempio, dell'esempio dell'amplificatore non invertente. Ed è un caso genericamente abbastanza frequente. Ora, vedere cosa succede è abbastanza facile, perché io che cosa devo fare? Devo fare solo una sostituzione, andare a vedere poli del sistema dove vanno a finire, no? Io prendo A con F, che è uguale ad A con E diviso 1 meno beta A con E, e vado a sostituire al posto di A con E l'espressione col polo. Quindi, se vado a sostituire, facciamo così, immaginate, fa la sostituzione, e poi per semplicità moltiplico tutto per 1 meno s su sp, in modo da ridurre il numero di piani di frazione, no? Quindi mi viene al numeratore a con e 0, perché ho moltiplicato per 1 meno s su sp, al denominatore mi viene 1 meno s su sp, perché moltiplico 1 per 1 meno s su sp, e invece l'altro termine mi viene meno beta a e 0. Quindi vedete, dopo la sostituzione rimango con un sistema che ha soltanto un polo. Per comodità lo riscrivo nella forma cosiddetta di Bode, cioè divido per 1 meno beta a e 0 in modo da far sì che il denominatore abbia termine noto 1. Quindi qui mi viene meno s diviso sp per 1 meno beta a e 0. Quindi questo è quello che ho ottenuto. Questo posso scrivere a questo punto in modo un pochino più semplice. Dico, va bene, anche A con F ha un polo e quindi la scrivo in questo modo. AF0 diviso 1 meno S su SH, dove SH è il nuovo polo. Che relazione c'è tra AF0, SH e AE0 ed SP? Beh, facile, basta uguagliare i due termini. Quindi vedete, mi viene che AF0 è uguale ad AE0 diviso 1 meno beta AE0, come mi potevo aspettare, e SH è uguale a SP che moltiplica 1 meno beta AE0. Quindi osservazione è banale, ho l'amplificazione in continua che viene abbattuta del fattore di reazione rispetto al caso di beta uguale 0, e il polo invece viene moltiplicato del fattore di reazione. Quindi mi si allarga la banda del sistema. Questa è la prima osservazione. La cosa che potete vedere è che se faccio il prodotto AF0 per SH mi viene uguale ad AE0 per SP. Questa è una cosa che avevamo già notato nell'amplificatore non invertente. In pratica il prodotto guadagno banda è costante. Se aumento il beta, mi si riduce l'amplificazione in bassa frequenza dello stesso fattore di quanto mi aumenta il limite superiore di banda. D'accordo? Quindi questo lo posso sottolineare, posso ricordarmi, questo vuol dire semplicemente che il prodotto guadagno banda è costante. Questa non è una caratteristica di tutti i sistemi in reazione, eh? È semplicemente una caratteristica dei sistemi in reazione in questa situazione dove c'è una rete di azione con un polo dominante e una rete di reazione resistiva. Solo in quel caso lì ho il prodotto guadagno banda costante. Tra parentesi è il caso dell'amplificatore non invertente, no? Però la cosa non è del tutto generica. L'altra cosa che dovete notare, è la cosa che riguarda il polo. Vedete, SH è uguale a SP per 1 meno beta è 0. Cosa vuol dire? Che c'è un rischio di cambio di segno. Se il sistema è stabile all'inizio, quindi SP è negativo, e voglio che sia stabile anche a seguito della reazione, quindi che anche SH sia negativo, il fattore di reazione deve essere positivo. D'accordo? Altrimenti, se il fattore di reazione è negativo e il sistema inizialmente è stabile, quindi SP è negativo, mi viene un SH positivo, cioè un sistema instabile reazionato.
Il sistema instabile relazionato è un problema perché lasciato, come sapete, come un sistema instabile lasciato in evoluzione libera ha un transitorio che nel tempo diverge, no? Cresce all'infinito. Quindi questa è una nota che mi segno il fattore di reazione. Deve essere positivo. Questo è una cosa a cui devo stare attento, no? Siccome beta con è 0, cerco di farlo molto maggiore di 1, perché il fattore di reazione sia positivo, tipicamente, non obbligatoriamente, ma insomma tipicamente, devo fare in modo che beta e a con è 0 siano discordi. In modo che il prodotto venga negativo e quindi il fattore di reazione sia positivo anche per valori grandi di beta con E. Per esempio, nel caso precedente, dell'esempio che abbiamo visto un attimo fa dell'amplificatore non invertente, se vi ricordate, veniva beta negativo e A con E positivo. Questa è una cosa che va scelta. Si può avere anche l'opposto, l'esempio era così. Però bisogna stare attenti a come ai segni della reazione, a come si reintroduce il segnale d'uscita in ingresso, con che segno si porta, perché se viene negativo il fattore di reazione ho reso instabile il sistema. Va bene, quindi questo è il primo caso, ripeto, è un caso molto frequente. Vediamo il secondo caso, che anch'esso è un caso abbastanza frequente, in ordine decrescente andiamo. Vediamo i tre casi più frequenti in ordine decrescente. Il caso 2 è quello in cui il beta sia sempre una costante e invece A con E abbia un polo e uno zero nell'origine, sia del tipo quindi A con E infinito per S diviso S meno SP. No, quindi quando S tende a infinito vale A con E infinito, quindi è costante, però c'è è un sistema passa alto, come si dice, no? C'è uno zero nell'origine e un polo che diventa il limite inferiore di banda del sistema. Che questo è un caso abbastanza frequente e di nuovo lo possiamo esaminare come abbiamo fatto prima, cioè andando a scrivere l'espressione della funzione di trasferimento del sistema reazionato e facendo la sostituzione. Quindi sostituiamo ad A con E l'espressione con un col polo e lo zero, quindi mi viene A con E 0 per S. Di nuovo, come faccio prima, moltiplico tutto per S meno SP, così riduco i piani di frazione, quindi al posto di 1 mi viene S meno SP meno A con E 0 per S per beta. Quindi vedete in pratica mi è venuto di nuovo una espressione con uno zero nell'origine e un polo. Quindi cerco di scriverla il più possibile come prima. Quindi che cosa faccio per scriverla come prima? Faccio in modo che il coefficiente di primo grado del denominatore sia 1. Quindi porto A con E infinito diviso 1 meno beta A con E infinito. Quindi porto 1 meno beta con infinito in evidenza al denominatore, e qua mi viene S meno SP diviso 1 meno beta con infinito. Quindi questa è la situazione. Quindi cerco di scriverlo, scriviamo A con F in questa forma, no, diciamo nella forma, e poi scrivo sotto la forma, nella forma. Cancellare A con F, vedete, se lo scrivo come era A con E, cioè scrivo un A con F infinito per S diviso S meno SL. Chiamiamo SL il nuovo polo per motivo evidente, no? Quindi se lo scrivo in questa forma, che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso la funzione di trasferimento in alta frequenza è uguale a questo coefficiente, ad A con E infinito diviso 1 meno beta con E infinito, e il polo
Lo zero è quello di prima, sempre nell'origine, ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, gli zeri sono gli stessi di quelli di Aconè, avevamo detto, no? Sì, si era notato. SL viene uguale a SP diviso 1 meno beta A e infinito. Quindi in pratica anche il polo, in questo caso, anche il polo viene ridotto del fattore di reazione. Notate, è cambiato molto rispetto al caso 1, no? Nel caso 1 l'amplificazione nella zona piatta veniva divisa del fattore di reazione, come in questo caso. Però il polo era il polo di partenza per il fattore di reazione. Adesso che c'è uno zero, il polo diventa il polo di partenza diviso il fattore di reazione. Quindi adesso è cambiato in modo significativo la cosa, no? Mi si è ridotto, a questo punto stessa L si chiama L perché è il limite inferiore di banda diventa del sistema, mi si è ridotto il limite inferiore di banda del fattore di reazione. Ok? Se vado a ora faccio un grafico del diagramma di Bode per vedere di che si tratta, anche però prima di girare pagina vorrei far notare di nuovo che vale ancora una volta quella considerazione: il fattore di reazione deve essere positivo. Di nuovo, che cosa vuol dire deve essere positivo? Che se il sistema di partenza è stabile e voglio il sistema di arrivo reazionato, diciamo, anch'esso stabile, allora i due poli devono essere tutti e due negativi, e questo vuol dire che il fattore di reazione deve essere positivo. Ok? Devo fare l'assunzione di partenza e dire parto da un sistema stabile e voglio un sistema stabile. È una situazione tipica, però ci possono essere anche casi un po' diversi. Per esempio, se, ecco, tanto per fare un esempio di un caso diverso, se avessi un amplificatore instabile, ok, e volessi renderlo stabile con una reazione, potrei farlo, perché vedete, se SP fosse positivo potrei ottenere un nuovo sistema stabile con SL negativo se facessi una reazione con un fattore di reazione negativo. Quindi il fattore di reazione mi aggiusta, mi rende stabile un sistema che all'inizio è instabile. Queste sono cose che si fanno, però diciamo non sono le situazioni tipiche, sono cose molto particolari, ecco, non è che non sono diciamo assolutamente le situazioni più comuni. Di solito si parte da un sistema stabile e si vuole conservare la stabilità. Ecco, dal punto di vista del diagramma di Bode, che cosa vuol dire? Nel caso il prodotto guadagno banda costante l'avevamo già fatto, quindi non mi ci sono rimesso. In questo caso, che cosa vuol dire? Vuol dire questo: se io parto da una situazione di questo tipo, ok? Cioè, questo è cosa? Ok. E poi va bene, allora io immaginiamo di fare un diagramma di Bode, quindi qui c'è omega in logaritmo e qui c'è la con F in dB. Allora, c'è una funzione di trasferimento. Immaginiamo che la con E0 sia fatta così. Se io faccio questo vuol dire retta o vuol dire no, non serve. Allora, con E era fatto in questo modo, in pratica avevo 1 0 nell'origine e poi alla fine a un certo punto c'era un SP qua sopra dopo il quale la cosa era piatta, quindi A con E era fatto in questo modo, questo era con E infinito in dB
e qui c'era una pendenza di più 20 dB per decade. Questa era la situazione di partenza. Allora, invece, se reaziono il sistema, che cosa succede? Che riduco l'amplificazione nella zona piatta di una certa quantità e poi riduco della stessa quantità, dello stesso fattore, anche il polo. Siccome qui sono in scala doppiamente logaritmica, vedo la cosa uguale, cioè quando riduco, se riduco qua l'amplificazione, se riduco l'amplificazione di un fattore 10, aspettate, così, quindi diciamo che questa è A con F infinito in dB, va bene, quindi questa quantità di cui ho ridotto è esattamente il fattore di reazione, tutto in dB, no? Ho diviso per il fattore di reazione, quindi su scala logaritmica è una sottrazione, no? Un stacco di un certo pezzo. Mi si riduce il polo esattamente della stessa quantità, quindi anche questo è 1 meno beta con E infinito in dB, e quindi il nuovo polo mi viene a finire qua, su questo pendio. SL. Quindi diciamo il fronte della pendenza di 20, più 20 dB per decade mi rimane agganciato, e poi al variare di beta in pratica la funzione di trasferimento che ottengo viene sottesa dalla stessa curva. In pratica non miglioro mai il guadagno rispetto a quello di partenza, perché di fatto non è mai sopra, no? Quello che avevo in partenza. Il vantaggio che ho è che ho una zona piatta più estesa che pago avendola più bassa, no? Questo è il concetto, è quello che abbiamo anche quando facciamo la reazione del sistema passa basso, no? Allarghiamo la banda, però paghiamo l'allargamento della banda abbassando l'amplificazione. Questo è lo stesso, non ho mai un guadagno netto in un punto preciso, sto sempre sotto il guadagno che avevo avuto in partenza. Il vantaggio vero che ho è che ho una regione piatta più estesa in frequenza. Ok, va bene. Il terzo caso, quindi questo è il caso di zero e polo, il caso di solo polo. Vediamo il caso invece di un sistema passabanda in cui ho uno zero nell'origine e due poli separati. Quindi beta costante A con E con 0 nell'origine e due poli distanti, in modo da avere una zona piatta, no? Chiamiamo cosiddetto centrobanda, nel mezzo abbastanza grande, va bene? Se due poli sono distanti, uno zero nell'origine, avrò la partenza con 20 dB per decade nel diagramma di Bode, poi entra il primo polo e ho una zona piatta ampia, poi dopo un po' arriva il secondo polo e quindi ho limite superiore di banda, però cioè, se i due poli sono distanti, i due poli mi danno i due limiti di banda, l'inferiore e il superiore. Allora questo mi conviene scriverlo in questo modo, A con E, per evidenziare questo discorso della parte di centrobanda, mi conviene scriverlo in questo modo, vedete, dire ok, io ho questo termine e poi ho questo termine. È un po' diciamo inusuale vederlo in questo modo, però vedete, se S è molto maggiore di S più 1 ed è molto minore di S più 2, quelle due frazioni vanno a 1 tutte e due, e la funzione di trasferimento vale quella costante che è il valore a centrobanda. Va bene? Scriverlo in questo modo mi dice che se S è molto maggiore di S più 1 è molto minore. Vabbè, scriviamolo un po' meglio. Tanto se diciamo omega è molto maggiore del modulo di S più 1 ed è molto minore del modulo di S più 2, A con E è circa uguale ad A con E CB. Quindi quello è il valore di centrobanda. Proviamo a fare la sostituzione e vedere che cosa troviamo. Quindi A con F è uguale ad A con E
diviso 1 meno beta a con E. Quindi adesso facciamo come prima, cioè moltiplichiamo tutto per sostituiamo e poi moltiplichiamo numeratore e denominatore per il denominatore di A con E, in modo da ridurre piani frazioni. Al numeratore mi viene soltanto A e CB, o se il denominatore mi viene al posto dell'1 mi viene A e CB per S, no? Al posto dell'1 mi viene S meno SP1, che moltiplica 1 meno S su SP2, tutto meno beta A con E CB per S. Questa è l'espressione, si vede bene che stavolta ho uno 0 nell'origine e due poli. Lo 0 nell'origine come avevo in A con E, ovviamente poi gli 0 non sono cambiati, così l'abbiamo detto n volte. I poli invece sono sempre dello stesso numero di A con E, ma ovviamente sono posizioni distinte. Ok? Allora, io qui per fare una cosa fatta abbastanza bene, potrei fare come prima, cioè cercare di vediamo un attimo, non riesco a ricondurmi alla stessa situazione di prima, oppure ci posso provare. Io cosa vorrei cercare di fare? Vorrei cercare di arrivare a un'espressione come quella di partenza, ok? Dove quindi c'è prova a scriverlo in questo modo. Dunque, faccio A e CB per S diviso 1 più SP1 su SP2, divido per i termini di primo grado in pratica, no? Che è 1 diviso SP1 su SP2 meno beta A con ECB meno beta A con ECB. Ok? Quindi svolgo tutti i termini di grado 0. Cos'è? C'è soltanto meno SP1, quindi qui mi viene meno SP1 diviso 1 più SP1 diviso SP2 meno beta A con E CB. Ok? Quindi poi qui posso mettere più S, che avendo diviso per i termini di primo grado qui mi viene soltanto S, e poi il termine di secondo grado che cosa ha? Ha semplicemente meno S al quadrato diviso SP2 diviso tutta questa roba qua, diviso 1 più SP1 su SP2 meno beta A con E CB. Perché mi conviene scriverlo in questo modo? Perché a questo punto io posso provare a scrivere A con F come è scritta la con E qua, cioè una zona di centrobanda e poi una zona legata a un polo basso e lo zero e poi una zona legata al polo più alto. Proviamo a farlo e mi serve una pagina nuova però. Quindi voglio scriviamo A con F come A con F uguale ad A con F a centrobanda per S diviso S meno SL per 1 diviso 1 meno S su SP.
Così lo voglio scrivere, così evidenzio bene i due poli. Va bene? Se lo scrivo in questo modo, notate che in pratica, come mi viene il denominatore? Mi viene così, il termine di primo grado è meno SL, il termine di grado 1 è S che moltiplica 1 più SL su SP. Il termine di grado 2 è meno S quadro su SP. Va bene? Ma questa roba qua fa 1 perché SL è molto più piccolo di SP. Va bene? Quindi adesso io posso mappare ciascuno di questi termini nei termini precedenti. Quindi che cosa viene? Viene fuori che se prendo la pagina precedente, questa roba qua è SL, uguagliando questa roba qua, quindi è meno SL, e questa roba qua invece è 1 su SH, no? Il coefficiente di la cosa che divide, cioè questo viene S quadro diviso SH col segno meno. Quindi posso mappare, senza fare tutti i conti, posso mappare 1 a 1. Ok? Allora, quindi riscriviamo tutto. Quindi AFCB è il coefficiente, quindi aspetta, facciamo un'ulteriore semplificazione. Con ulteriore semplificazione, siccome SP1 è molto più piccolo di omega, è molto più piccolo di SP2, questo termine SP1 su SP2 si può trascurare rispetto a 1. Va bene? Quindi SP1 molto più piccolo di SP2 in modulo, quindi lo trascuriamo e quindi vedete al numeratore cosa viene? La parte a centrobanda è praticamente AECB diviso 1 meno beta con ECB, quindi AF a centrobanda è uguale ad A con E a centrobanda diviso 1 meno beta A con E a centrobanda. Quindi questo è il primo punto. Il valore dell'amplificazione centrobanda è quello di partenza ridotto del fattore di reazione. Questo è quello che sapevamo. Il limite inferiore di banda, il polo SL, era uguale al polo di partenza in basso, torniamo indietro, S più 1, diviso il fattore di reazione. Diviso 1 meno beta A con ECB. Il polo in alto invece SH, vedete, in pratica, se guardo l'espressione prima, è SP2 per il fattore di reazione. Quindi questo è SP2 per il fattore di reazione. Quindi vedete, per una funzione di trasferimento di partenza con due poli passabanda, quindi due poli 1,0 nell'origine, facendo una reazione con beta costante, abbiamo una funzione di trasferimento che a centrobanda è ridotta del fattore di reazione, però ha il limite superiore di banda aumentato il fattore di reazione, e il limite inferiore di banda a sua volta diminuito del fattore di reazione. Quindi ho allargato la banda in tutte e due le direzioni. Se vado a tracciare il diagramma di Bode, mi viene questa cosa, la vedo bene, no? Mi viene una cosa del genere. Parto da un sistema fatto così. Parte dal sistema fatto così, quindi A con E a centrobanda, questo è in dB, qui ho una zona di più 20 dB per decade,
che ho lo 0 nell'origine, qui c'è il primo polo, S più 1, questo è omega su scala logaritmica, no? Poi ho il secondo polo, SP2, e dal secondo polo vado giù con meno 20 dB per decade. Questa è la situazione di partenza. Se introduco una certa reazione, cosa succede? Ovviamente è la stessa cosa che abbiamo visto prima. Quindi, per esempio, mi succede che l'amplificazione a centrobanda si riduce del fattore di reazione, quindi io qua mi trovo un'amplificazione a centrobanda più bassa, e la quantità di quanto è più bassa è esattamente 1 meno beta con E CB in decibel, d'accordo? Quindi questa è A con F CB in dB, e però il polo più in basso viene ridotto esattamente del fattore di reazione, quindi ricapita sul fronte di meno 20 dB per decade, quindi mi viene qua SL nuovo, e quindi prima si scende con 20 dB per decade. In alto, il polo in alto mi viene moltiplicato il fattore di reazione, quindi di nuovo intercetta questo fronte a meno 20 dB per decade esattamente nello stesso punto, e poi va giù con 20 dB per decade. Quindi A con F ha questa espressione, sta esattamente sotto. Al variare del beta io posso ridurre, modificare insomma l'amplificazione a centrobanda, i fronti a più o meno 20 dB per decade e meno 20 dB per decade sono sempre gli stessi, quindi di nuovo, come dire, la reazione mi consente di avere una banda più ampia in cui l'amplificazione è costante, però vedete in nessun punto è maggiore di prima. Io in pratica ottengo questa amplificazione costante perché l'abbasso su un intervallo più ampio, ok? Però spesso è una cosa che si vuol fare perché, per esempio, se ho dei sistemi in cascata, l'amplificazione nella zona piatta la recupero mettendo più strade in cascata, ma la banda non la recupero più. No, quindi è importante avere la banda sufficientemente larga dall'inizio. Ok? Chiaro? Allora, noi abbiamo visto questi tre casi. Chiaramente c'è una regola generale per esaminare sistemi di reazione da questo punto di vista, che è il metodo che va sotto il nome del luogo delle radici, no? Esame il luogo delle radici. Noi non lo vediamo in dettaglio in questo caso, però ci interessa ricordare questi tre casi particolari perché, vedete, poi li usiamo spesso, sono effettivamente casi abbondantemente più frequenti. Ok, e ci fermiamo.